dello studente 2022. Siamo qui in presenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro in compagnia della delegata ai percorsi formativi, la professoressa Anna Paterno. Ben trovata. Buongiorno. Allora, professoressa, questa partecipazione dopo 2 anni di pandemia e restrizioni al Salone dello Studente in presenza. Certo, poiché la nostra volontà a livello proprio di Ateneo di Bari è quella di riprendere, e l'abbiamo già fatto, in presenza le nostre attività, abbiamo voluto cogliere questa occasione per rincontrare fisicamente gli studenti, quelli che già frequentano i nostri corsi di studio, non possono seguire sia in presenza sia online, ma anche quelli che vogliono iscriversi ai nostri corsi di studio, per poter trasmettere loro le principali informazioni proprio sull'offerta formativa Uniba. Benissimo. Quali sono, se è possibile saperlo già da ora, le prossime attività di orientamento previste? Sì, allora abbiamo intanto per il 27 di maggio, di aprile, scusate, una manifestazione al campus che riguarderà soprattutto i corsi di studio di natura scientifica, e poi il 18 maggio un'altra manifestazione, questa volta online perché non possiamo permetterci di ospitare troppi studenti, che servirà proprio a illustrare sia il contenuto dei 130, quest'anno sono 130, corsi di studio attivi presso l'Università di Bari, sia anche i principali sbocchi occupazionali che conseguono appunto a ciascuno di questi. Benissimo, quali sono le novità, allora, visto che ha detto che sono 130 corsi, che caratterizzeranno questa offerta formativa 2022-2023? Sì, le novità che chiunque fosse interessato può naturalmente apprendere anche grazie al costante lavoro che viene svolto sia dall'ufficio orientamento, che sia online sia in presenza, continua a ricevere molte richieste, a rispondere continuamente alle richieste da parte dei nostri matricolandi, e parallelamente anche i professori, il personale amministrativo che si occupa appunto di orientamento, continuano a fornire, riguardano tutta l'offerta formativa, cioè i 130 corsi di studio, 61 triennali, 56 magistrali e 13 a ciclo unico, ma diciamo che la novità quest'anno è rappresentata dall'attivazione di nuovi 6 corsi di studio. Innanzitutto uno è triennale e riguarda il DAMS, discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, che finalmente parte anche a Bari. Poi abbiamo un corso magistrale in biotecnologie industriali e farmaceutiche, un corso in data science, proprio anche per rispondere alla domanda di informatizzazione di conoscenze informatiche che vi è attualmente, un corso in bioinformatica che appunto unisce i 2 campi della biologia, biotecnologia e informatica, un corso in chimica industriale e infine un corso in gestione strategica e marketing digitale. Questi sono tutti corsi magistrali che servono proprio a fornire ai nostri ragazzi una preparazione sì specifica e approfondita, ma anche interdisciplinare nei campi del sapere che vi ho appena citato, che si aggiungono appunto a tutti gli altri già presenti. Benissimo, professoressa, la ringraziamo e diamo appuntamento a tutti gli studenti per domani, seconda giornata del Salone, con una nuova slot, e verrà diciamo presentata dal delegato al placement, il professor Favia. Piero Favia, io vi ringrazio e a domani con una nuova edizione, una nuova giornata dedicata all'orientamento. Grazie mille, arrivederci.